Oh, rimello l'ultimo, se arriva a me. 8 lunghezze di differenza in campionato, vantaggio del Napoli terzo sulla Fiorentina quarta. Due squadre che hanno il bel gioco, anche se con modalità diverse. E alla fine, la vita mia, impressionante dalla cintola in su, veramente a livello internazionale. Napoli, cui sono bastati 12 punti, ricordiamo, nel girone di Champions League per accedere alla fase di eliminazione diretta. Intanto splendida sciarpata dei tifosi viola. Commoventi i tifosi della Fiorentina, ecco il colpo d'occhio offerto dalla curva sud dello stadio olimpico. Fanno bene, perché la loro squadra poteva naufragare nel primo tempo, invece ha dimostrato spessore caratteriale, volontà di essere competitiva fino in fondo, ha provato a raddrizzare il match, si è battuta alla grande per tutto il secondo tempo e poi si è dovuto arrendere. Tanto Fiorentina in zona d'attacco, quando il Napoli in 10 contro 11, non dimentichiamo, ha segnato il gol della sicurezza con Mertens. Pandev a cercare ancora Mertens, che non ha avuto la possibilità di controllare. Sta finendo il match. Mertens, movimento di Pandev sul velluto di una vittoria ormai certa. Mertens ottiene anche il corner. Siamo nel sesto minuto di recupero, 50 e 45 della ripresa. Sono tutti abbracciati i giocatori sulla panchina del Napoli. Jorginho va vicino a Mertens. Guarda il Borca Valero. Jorginho. Basta! E ti richiede pure la Coppa Italia! Hai capito, no? È il nono trofeo nella storia del club azzurro, e il secondo sulla presidenza della Juventus. Il Bilo, che dici? Il Napoli ha vinto con merito grazie all'inizio della partita e poi questo sigillo finale, ma la Fiorentina ha reagito bene, ha fatto una bella partita, non è riuscita l'impresa di recuperare il risultato. Fatto sta che la finale ha messo in vista due squadre che per tutta la stagione hanno fatto vedere buon calcio. Aumenta il numero dei tifosi del Napoli in invasione pacifica sul rettangolo di gioco. I giocatori azzurri pacifica fino a un certo punto, nel senso che andavano a cercare souvenir, qualcuno si sdraia sul tappeto dell'Olimpico. I giocatori del Napoli proprio in modo precipitoso sono andati subito nel tunnel verso gli spogliatoi. Il filtro non ha funzionato in alcun modo, continuano ad entrare. È rimasto soltanto Reina, perché ovviamente adesso si adoperano per portare via Reina. Qualche tifoso è andato ad apostrofare anche Cagnon. Sì, sì. I giocatori della Fiorentina ovviamente sono subito rientrati negli spogliatoi. Eh sì, perché anche c'è un cordone intorno a Cagnon, perché qualcuno vuole a tutti i costi il ricordo della maglia dei pantaloncini. In una serata comunque molto particolare abbiamo visto anche questa invasione di campo, ed ecco l'esultanza di Mertens sul gol del 3-1. Coppa Italia che va al Napoli, 2 anni fa, batté la Juventus, stasera ha avuto ragione della Fiorentina. Questa è una brutta scena, questa gli sfottò anche molto volgari. Pericolosa soprattutto per quello che potrà succedere dopo. E arriva la risposta con lancio di fumogeni da parte della Sud, e ci saranno ovviamente conseguenze a livello di sanzioni per questo comportamento dei tifosi del Napoli. Intanto ci fermiamo, è d'obbligo il break di pubblicità, ma poi ancora a lungo in diretta su Rai 1 per l'immediato dopo partita di questa finale di Coppa Italia.